abbiamo sentito stamattina parlare tanto dei registri, della mancanza di dati, della difficoltà a ottenere dei registri, quindi sapere quanti sono i pazienti. Questo è un problema che non c'è solo in Italia, c'è in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti, che ci sembrano sempre così un posto fantastico e tanto più avanti di noi, ma forse anche loro hanno gli stessi problemi che abbiamo noi. Il collega prima nominava la Danimarca, il fantastico registro danese. I danesi sono 5 milioni, come una piccola regione dell'Italia come il Piemonte. Quindi forse nei posti piccoli e con la mentalità molto nordica ce la fanno, ma il resto del mondo non sta tanto bene da questo punto di vista. Allora è stato messo a punto un nuovo registro che si chiama My Retina Tracker, che ha delle caratteristiche diverse da tutti gli altri e nella quale sono i pazienti i principali attori, non sono i medici. Intanto che cos'è un registro? È un modo per raccogliere, mantenere e condividere in modo standardizzato, e lo standardizzato è fondamentale, i dati di pazienti che hanno una certa malattia. Stamattina avete sentito parlare del registro malattie rare italiano, ogni regione ha un suo registro, è un registro però che è mantenuto dall'Istituto Superiore di Sanità, nella quale sono i medici, gli operatori sanitari a mettere dentro i dati e che ha un significato, se vogliamo, un po' anche più che altro burocratico, poter fare dei piani terapeutici, cioè prescrivere farmaci particolari, avere un'idea più o meno di quanti sono i pazienti, avere l'esenzione dal ticket, ma dal quale non si traggono poi quei dati utili ai ricercatori e soprattutto utili ai pazienti. Questo registro del quale sto per parlare, che è My Retina Tracker, non sostituisce assolutamente l'inserimento del paziente nel registro malattie rare, sono due cose completamente diverse. Intanto questo registro My Retina Tracker è gestito da una fondazione americana, è un'organizzazione che non ha scopo di lucro, che ha una lunga storia perché è stata fondata nel 71, che è la principale finanziatrice insieme al governo degli Stati Uniti della ricerca sulle malattie ereditarie retiniche, e che ha tanti soldi, un budget nel 2014 di 34 milioni di dollari. Allora, abbiamo visto prima dal professor Ghidoni, ci ha detto quanto costa fare una sperimentazione. Con quei costi lì è dura andare avanti. Se abbiamo tanti soldi come loro, loro ce la fanno. Gli obiettivi di questa fondazione sono stimolare la ricerca sulla prevenzione, il trattamento e la cura delle persone che hanno una retinopatia ereditaria. Un registro di pazienti è uno strumento indispensabile per arrivare a questi obiettivi. A cosa serve questo registro? Intanto fornire un luogo dove il paziente, che perché è lui stesso che mette i dati dentro, possa raccogliere le sue informazioni. Quante volte i pazienti vengono in visita e hanno perso la documentazione, non hanno più niente, l'hanno lasciata da un altro medico, hanno traslocato, c'è stata l'alluvione, insomma la documentazione si perde. Avere un posto sicuro nella rete è mica da poco. Essere aggiornati dalla fondazione stessa su cosa sta succedendo. Prima una domanda era: ma noi come facciamo a sapere, ci hanno detto che c'era la terapia genica ma poi non se ne è saputo più niente. La fondazione ha anche questo ruolo di aggiornamento. Consentire la condivisione di informazioni rese anonime ai ricercatori sulle pazienti che hanno retinopatie, perché in questo registro il paziente, lo vedremo dopo, metterà tutti dati sulla sua condizione che normalmente non vengono poi tanto raccolti nella visita oculistica. E consentire ai ricercatori che studiano le retinopatie di trovare soggetti che potrebbero essere candidati a studi clinici. Chi è che può far parte del registro? Qualunque persona, adulto o bambino, che abbia una degenerazione retinica ereditaria. Anche i familiari di un soggetto con retinopatia. Per i soggetti minorenni ovviamente saranno i genitori a inserire i dati e quando quel minorenne raggiungerà la maggiore età deciderà se nel registro ci vuol stare o si vuol togliere. Perché in qualunque momento, se nel registro non ci voglio più stare, chiedo di essere eliminato e tutti i dati verranno cancellati. Quali sono le malattie
dalle quali sono affetti i pazienti che possono essere inserite. Tutte quelle di cui abbiamo sentito parlare oggi, la retinite, la Stargardt, l'Asher, la coroideremia, acromatopsia, BEST, eccetera. Che caratteristiche ha questo registro? Intanto è online, volendo ci si può inserire anche in modo cartaceo, ma si può fare tutto sul computer. C'è una username e una password che verranno identificati, è compatibile con quei software che vengono utilizzati dagli ipovedenti o dai non vedenti, quindi JAWS, Windows Eyes, Mac Assistive Software. Si può usare su computer Mac, su Windows, posso usarlo sui tablet, sugli smartphone. C'è un consenso informato ovviamente da firmare e si decide, il paziente decide cosa vuole condividere e cosa non vuole condividere. Nel senso, può decidere se vuole essere contattato dalla fondazione oppure no, se vuole che i suoi dati, ripeto, resi anonimi, vengano resi visibili ai ricercatori oppure no. In qualunque momento posso cambiare quello che voglio che condividere o non condividere e in qualunque momento posso modificare le informazioni che ho messo nel registro. Questa partecipazione è assolutamente gratuita. Passando da un sistema all'altro sono saltate un po' le diapositive, comunque c'è un coordinatore del registro che gestisce il rapporto fra registro e paziente, fra registro e ricercatori, fra registro e medici curanti. Se vi collegate sulla rete con myretinatracker.org, perché questo è l'indirizzo, arrivate alla pagina principale. Se non vi siete registrati, potete registrarvi. Al momento tutto questo è in inglese, qua lo vedete in italiano, perché se utilizzate il browser Google Chrome c'è un bottoncino da cliccare che fa automaticamente la traduzione. Non è una traduzione fantastica, ma è più che sufficiente per capire che cosa c'è scritto. Se non vi siete registrati, vi registrate. Se vi siete già registrati, mettete il vostro username utente e la vostra password. Se ve la siete dimenticati, vi rimandano la password. Come dicevo, c'è un consenso a tante cose. Se vuoi che condividere con i ricercatori le tue informazioni, ripeto, rese anonime, se vuoi essere contattato, se vuoi essere informato delle ricerche che sono state fatte con i dati che sono stati utilizzati e che ti riguardano. Quando si mettono i dati non c'è bisogno di mettere tutto in una volta, sono tantissime domande, potete interrompere e poi riprendere dopo. Non è difficile rispondere alle domande perché c'è un menu a tendina, dicevamo la standardizzazione, che consente di avere già delle risposte preformate e si sceglie quella che ci assomiglia di più. Le informazioni che vengono chieste sono anche proprio delle caratteristiche della vita di tutti i giorni. Fai fatica a trovare qualcosa su uno scaffale, fai fatica a capire le reazioni delle persone che hai di fronte a qualcosa che hai detto, quindi sono cose che sembrano banali ma che in realtà danno molte informazioni su come stiamo funzionando. Informazioni sulla guida, informazioni sul mio stato fisico, psicologico, ti senti frustrato perché non riesci a fare delle cose, cioè sono tutte dati che possono essere molto utili. Se prendete degli integratori, oggi ne abbiamo sentito parlare tanto, da quanto li prendete, cosa prendete. C'è la possibilità poi per i medici, il curante di quel paziente, di inserire i dati, magari dell'elettroretinogramma, del test genetico. Solo i medici che il singolo paziente ha autorizzato possono inserire dati di quel singolo paziente, ma non vedranno quello che il paziente ha messo rispetto a sé, possono solo inserire i dati. Non c'è bisogno di password, non c'è bisogno di username. Se io non trovo il mio medico, c'è un lungo elenco, lo posso aggiungere e avrò poi indicato qual è il medico che io ho scelto che può mettere i dati, inserire i dati. Se quel medico non mi piace più, posso toglierlo, c'è una crocetta rossa, lo tolgo, se ne voglio degli altri, ne posso aggiungere. Quando vado a fare la visita,
il medico si mette su My Retina Tracker, c'è una pagina per i medici, mette il suo nome, mette il nome e la data di nascita del paziente, in automatico verrà autorizzato a inserire i dati, diciamo, più tecnici. C'è poi la possibilità anche per i familiari di essere inseriti, quindi si può chiedere un numero che identifichi la famiglia e genitori di un bambino affetto, fratelli, sorelle, tutti possono essere inseriti. C'è anche una possibilità di inserire degli allegati, se avete delle scansioni dei vostri esami potete inserirle, e questo diventa come una cartellina in cui voi tenete tutta la vostra documentazione. Ripeto che i dati sono anonimi. Se un ricercatore sta cercando, che ha un buon progetto di ricerca per il quale la fondazione ritiene di consentire l'accesso alle informazioni, ripeto, anonime, potrà identificare dei pazienti che possono entrare in un trial clinico, in una sperimentazione. Quel ricercatore si metterà in contatto con la fondazione, che a quel punto si mette in contatto col paziente e sarà il paziente a contattare il ricercatore. Quindi tutto garantisce la riservatezza. Siccome siamo animali sociali e anche un po' curiosi, da questo registro noi possiamo anche sapere gli altri pazienti come sono. Abbiamo visto che molte persone qua si sono trovate su Facebook, la rete fa un sacco di cose belle oltre che brutte. Andiamo. In questo registro voi potete capire, per esempio, che età avevano le persone quando hanno avuto i primi sintomi. Vi potete paragonare, confrontare con gli altri. Potete capire dove sono le persone, dove abitano le persone che hanno, sono inserite nel registro, quanti maschi, quante femmine, che tipo di diagnosi hanno ricevuto, se hanno fatto il test genetico, che tipo di gene era mutato. Quindi, questo è un, diciamo, è un inizio, è da pochi mesi che questo registro è in uso e vi invito a lasciar fiorire questo tentativo che la Fondazione Fighting Blindness ha messo a punto, ripeto, investendoci molto. L'intenzione è quella di fare poi anche una versione in italiano in modo che sia ben tradotta e ben comprensibile, non solo in italiano ma anche in altre lingue, però vi invito a provare e inserire le vostre informazioni in My Retina Tracker. Grazie.